possiamo realizzare qualche cosa. E oggi ho questa bella pupetta e ho anche in mano un'estension particolare. È un'estension con clip. Vedi, c'hai le clip che si aprono e si chiudono. Questa è una delle tante soluzioni di semplicità per fare. Io adesso volevo farvi vedere con questa pupetta un po' mossa anche lei, però con applicare quest'altra sfumatura molto intensa per far vedere. Allora, noi abbiamo un pettine a coda, pettine normale, un paio di mollettoni, creeremo una linea retta sullo cilindro alto, creare un ancoraggio, qua. Dato che questa è una tessitura con tre clip, ecco, uno, due, tre al centro. Noi per ancorarlo dobbiamo fare un piccolo lavoro. Con il pettine a coda dobbiamo leggermente cotonare la radice. Allora io cotono la centrale, poi cotono la laterale, mantenendomi la cotonatura dentro i capelli, e non fuori che si possa vedere, ma molto leggera, molto leggera, molto leggera. Ok, allora vado, apro il primo clip e quella cotonatura mi darà l'opportunità di star fermo e avere una buona tenuta. Poi metterò il secondo e in finale metterò il terzo. A questo punto questa è ferma e io posso giocare a creare una sfumatura particolare. Ecco, guardate che spettacolo. Ecco, questa è un allungamento di capelli. Adesso abbiamo messo un colore più vivace per farvi capire come funziona, perché se io adesso questa la vado a smontare, eccoci qua, perfetto, si vede bene, la vado a smontare, vediamo un po'. Lei non è una cliente che strilla, è una supermodella che fa il suo dovere. Ecco, abbiamo smontata una, la smontiamo più due, e la smontiamo e tre. Perfetto. Molto semplice. Questa era la lunghezza, questa è l'altra coda, ma può essere anche dello stesso colore. Per chi vorrebbe utilizzare questa tecnologia, vi aspetto.